Ultima edizione di Stadionese Studio Marco Gullà. La prima borsa di mercato è già arrivata sabato scorso. Maurizio Zampellini ha infatti proposto a Beppe Iachini un rinnovo biennale di contratto. Iachini ovviamente ha accettato e si spera che in casa Rosanero arrivi finalmente il Vissero felici e contenti. E adesso bisognerà pensare alle prossime mosse, agli innesti giusti per formare un Palermo concreto e che non abbia particolari problemi a mantenere la categoria. Ma prima di ciò Maurizio Zampellini deve definire il quadro dirigenziale. Budana lascerà il Palermo a breve, probabilmente potrebbe anche chiedere la rescissione contrattuale, forse stizzito dalle ultime dichiarazioni del patron rosanero. Poi c'è la situazione legata a Giorgio Perinetti, ormai la permanenza dell'attuale responsabile dell'area tecnica è quasi certa e a breve dovrebbe essere messo tutto nero su bianco. Ci sarà un incontro anche con Ceravolo, corteggiato da Zampellini ma in veste di osservatore. Ceravolo potrebbe arrivare ma appunto come rinforzo di Perinetti, quindi un osservatore a tutto campo. Stefano Sorrentino, portiere del Palermo, dalla propria pagina di Instagram si complimenta col Carpi per la vittoria ottenuta contro il Rosanero. Complimenti al Carpi, non era facile quest'anno portarci via 6 punti. Per fortuna l'anno prossimo non ti incontriamo. Bravi tutti lo stesso, ancora 180 minuti per provare a battere qualche record, mai mollare Forza Palermo, ha concluso Sorrentino. Roberto Vitiello e Samir Wicandi si sottoporranno oggi a risonanza magnetica. Il difensore ha riportato una sospetta distrazione al legamento collaterale mediale in seguito ad uno scontro di gioco nella sfida contro il Carpi, mentre il portiere ha riportato un infortunio muscolare. Sempre nella giornata di oggi da verificare le condizioni di Barreto, che ha riportato un trauma contusivo lambo sacrale. Il Palermo riprenderà ad allenarsi in vista della gara di domenica a Terni. L'ex allenatore del Palermo Bortolo Mutti ha riavvolto il nastro della storia rosanero focalizzando l'attenzione sul percorso intrapreso da Franco Vázquez. 2 anni fa, dice Mutti, appena arrivato in Italia lo abbiamo inserito piano piano, poi nel corso della stagione si è un po' perso e a fine anno venne ceduto in prestito. Ricordo però una grande disponibilità. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.